Starà come le dice, caro dottore, ma questa è la mia impressione. Dico di no, ma creda che soltanto così, un'impressione, intendere queste speciali psicologie dei pazzi. Per cui guardi, si può anche essere sicuri che un pazzo è nota, può notare benissimo il travestimento della tessera e assumerlo come tale. E si signori, tuttavia, credeci, proprio come fanno i bambini, per cui insieme gioco e realtà. Ho detto perciò, puerile, ma è poi complicatissimo in questo senso. Ecco, che egli ha, deve avere perfettamente coscienza di essere per sé, davanti a se stesso, un'immagine. Quella sua immagine, l'ha detto? Ecco, benissimo. Un'immagine a cui si sono fatte innanzi altre immagini. Le nostre. Ora egli, nel suo delirio acuto e lucidissimo, ha potuto notare subito una differenza fra la sua e le nostre. Cioè, che c'era in noi, nelle nostre immagini, una funzione. E ne ha dubitato. Tutti i pazzi sono sempre armati di una continua e vigile diffidenza. Ma questo è tutto. A lui, naturalmente, non è potuto sembrare pietoso questo nostro gioco fatto intorno suo. E il suo, a noi, si è mostrato tanto più tragico quanto più egli, indotto dalla diffidenza, mi spiego. Ce l'ha voluta mostrare, così, appunto, come un gioco, se signori, anche il suo, venendoci incontro con un po' di tintura sulle denti e sulle guance, e dicendoci che se l'era data apposta, per ridere. No, non è questo, dottore, non è questo, non è questo. Ma come non è questo? Io sono sicurissima che mi ha riconosciuta. Non è possibile. Non è possibile. Ma che? Ma riconosciuta, vi dico. Quando è venuto a parlarmi da vicino, guardandomi negli occhi, proprio dentro agli occhi, ma riconosciuta. Ma se parlava di vostra figlia? Di me. Parlava di me. Sì, forse quando disse... dei miei capelli tinti. Ma non avete notato che aggiunse subito? Oppure il ricordo dei vostri capelli bruni? Se eravate bruni. Si è ricordato perfettamente che io non ero bruna! Questo è contagio! Questo è contagio! Ma che contagio, sciocco! Scusami, siete stato mai sua moglie voi? Vostra figlia è sua moglie nel suo delirio, Berta di Susa! Ma perfettamente! Perché io non più bruna mi sono presentata a lui bionda, come Adelaide, la madre! Mia figlia per lui non esiste! L'avete detto voi stesso, non l'ha mai veduta! Che ne sa per ciò che sia bionda o bruna? Ma ha detto bruna così in generale, Dio mio, di chi vuol fissare comunque il ricordo della gioventù nel colore dei capelli. E voi, come al solito, vi mettete a fantasticare. Dottore, dice che non sarei dovuto venire io, ma non sarebbe dovuta venire lei. No, parlava di me. Ha parlato sempre a me, con me e di me. Alla grazia, non mi ha lasciato un attimo di respiro e dite che ha parlato sempre di voi, tranne che non vi sia apparso chi alludesse a voi quando parlava con Piero Damiano. E chi lo sa? Mi sapete dire perché subito, fin dal primo momento, ha sentito avversione per voi, soltanto per voi? La ragione può essere nel fatto che gli viene annunciata soltanto la visita della duchessa dell'Ade e dell'abate di Cluny, trovandosi di fronte un terzo che non gli era stato annunziato. Subito la diffidenza. Ecco, benissimo, la diffidenza li fece vedere me. Un nemico, Pietro Damiani. Ma sente stata che l'abbia riconosciuta? Su questo non c'è dubbio. Me l'hanno detto i suoi occhi. Sapete, quando si guarda in un modo che nessun dubbio è più possibile. Forse fu un attimo. Che volete che vi dica? Non è da escludere un lucido momento. E allora il suo discorso mi è parso pieno, tutto, del rimpianto della mia e della sua gioventù, per questa cosa orribile che gli è capitata e che l'ha fissato lì, in quella maschera da cui non si è potuto più distaccare e da cui si vuole distaccare. Già, per potersi mettere ad amare vostra figlia, o voi, come credete, intenerito dalla vostra pietà. Etta, vi prego di credere. Si vede. Ma come
sapete che questa automobile ancora non arriva? In piedi più di un mese. Come? Questa automobile, dottore, sono già più di 3 ore in me. Più di 4 per questo. Avrebbe dovuto essere già qua da mezz'ora almeno. Ma come al solito. Forse non trovano l'abito. Ma se ho indicato precisamente dov'è il posto. Frida, piuttosto, dove se n'è andata? Sarà forse in giardino, con Carlo. La persuaderà a vincere la paura. Ma non è paura, dottore. Non ci creda. E che si secca. Fatemi il piacere di non pregarla affatto. Io so com'è. Aspettiamo con pazienza. Tanto si farà tutto in un attimo. E deve essere, e sì. Se riusciamo a scrollare, vicino, a spezzare d'un colpo con questo strappo violento, i fili già rallentati che ancora lo legano alla sua tensione, ridando quello che gli stesso chiede, l'ha detto. Non si può sempre avere 26 anni, Madonna. La liberazione da questa condanna, che pare a lui stesso una condanna. Ecco, insomma, se riusciamo a ottenere che vi acquisti d'un tratto la sensazione della distanza del tempo, sarà guarito. L'ho distaccheremo. Ma Carlo, e Frida dove se n'è andata? Eccola, Dina Momenti. Automobile. È arrivata? Sì. Ah sì, io ho portato l'abito. È già qui da un pezzo. Ah, benissimo. E dov'è? Dov'è? Ma ora vedrete. Ecco qua. Sua Altezza la Marchesa Matilde di Canossa! Di Toscana, di Toscana! Canossa è una bella! Ma guarda, pare un'altra! Pare lei! Dio mio! Vedete? Ferma, Frida! Vedete? È proprio il mio ritratto! Sì. Vivo! Il ritratto? Ah, sì, è proprio quello! Non c'è niente da dire! Ma guarda che... Non mi fate ridere che scoppio. Dico, ma che litino avevi, mamma? Mi sono dovuta succhiare tutto per andarci. Aspetta, ferma. Ti va così stretto veramente? Troppo, bisognerà far presto, per carità. Ma bisogna aspettare che si faccia sera. Oh, no, non ci resisto fino a sera. Ma perché te lo sei indossato così subito? Quando ho visto la tentazione irresistibile... Potevi almeno chiamarmi. Fate aiutare. È ancora tutto spiegazzato, Dio mio. Ho visto mamma, ma pieghe vecchie. Era difficile farle andare via. Non importa. L'illusione è perfetta. Secondo me, a una certa distanza. Un po' più avanti. Per la sensazione della distanza del tempo. 20 anni dopo, un disastro. Non esageriamo. No, io intendevo per l'abito. Dicevo, terribile. Ma per l'abito, dottore, altro che 20 anni. Sono 800. Un abisso. Gli avevo fa saltare davvero con un urtone da lì a qua. Ma lo accatterà a pezzi col corbello. Signori miei, pensateci. Dico sul serio. Se per lui, come lei dice, dottore, si è fissato il tempo, se egli vive là con lei, 800 anni addietro, dico, sarà tale la vertigine del salto che è piombato in mezzo a noi? Dice di no. No, caro barone, perché la vita continua. Non capisco, dottore, che cosa lei voglia fare. Ma lo vedrà. Sfido, se lei vede ancora la marchesa vestita così. Ah, perché? Anche lei? Ma sì, con un altro abito che sta di là. Per quanto a lui venga in mente di trovarsi davanti alla marchesa di Matilde di Canossa. Di Toscana. Ah, ho capito. Se ne troverà davanti due. Due, precisamente. E da allora? Venga qua, dottore, signora. Per Dio, chi interessa tanto veramente? Ma tanto abbastanza a questo è enorme per una donna. Per una donna qualunque. Ah, non per tutte, cara, a questo punto. È una pregazione. Gliela devo. Ma non mentre.
Forse lei sapete di non avvilire. E allora che abnegazione? Quanto basta per non avvilire voi gli occhi degli altri, ma per offendere me. Ma che pensa voi in questo momento? Ecco, ecco, dunque, sì, sì, faremo così. Permesso? Ecco, vi chiamate Lolo voi? Lolo Bene, guardate, adesso il dottore e la marchesa si licenzieranno. Benissimo. Basterà dire che hanno ottenuto dal pontefice la grazia del ricevimento. È lì nelle sue stanze che geme pentito di tutto ciò che ha detto. È disperato che la grazia non lo otterrà. Se vogliono favorire, avranno la pazienza di impostare di nuovo gli altri. Andiamo. Aspetti, mi permetto di suggerirgli una cosa. Di aggiungere che anche la marchesa Matilde di Toscana ha chiorato con loro dal pontefice la grazia che sia ricevuta. Ecco, vedete se m'ha riconosciuta. No, mi perdoni, è che teme tanto la versione di quella marchesa che ospitò il Papa nel suo castello. È strano, nella storia che io sappia, ma loro signori sono certi in grado di saperlo meglio di me. Non è detto è vero che loro quarto amasse segretamente la marchesa di Toscana. No, affatto, non è detto, anzi, tutt'altro. Ecco, mi pareva. Ma è, dice d'averla amata. Lo dice sempre. Ed ora teme che lo sdegno di lei per questo amore segreto debba girare a suo danno sull'animo del padre. Resterà fagli intendere questa versione, non c'è più. Ecco, benissimo. Benissimo, già. Perché è detto nella storia, se voi non lo sapete, che il Papa si arrese proprio alle preghiere della Marchesa Matilde e dell'abate di Cluny. E io vi so dire, caro Belcredi, che allora, quando si fece la cavalcata, intendevo appunto avvalermi di questo, per dimostrargli che il mio animo non gli era più tanto nemico quant'egli si immaginava. Ma allora, a meraviglia, cara Marchesa, seguite la storia. Ecco, senz'altro allora la signora potrà risparmiarsi un doppio travestimento e presentarsi come un signore sotto le vesti di Marchesa di Toscana. No, no, per carità, rovinerebbe tutto. L'impressione del confronto deve essere subitale, di colpo! No, no, Marchesa, lei si presenterà di nuovo come la duchessa dell'Alto, madre dell'imperatrice. E ci congedere. Questo è soprattutto importante che egli sappia, che ce ne siamo andati. Sussurria, non perdiamo altro tempo, che ci resta ancora tanto da preparare. Ma io comincio ad avere di fronte una gran paura. Da casa, grida. Era meglio se lo vedevo prima. Ma credi che non ce n'è proprio di che? Non è furioso. Ma no, è tranquillo. Malinconico, non hai sentito che ti amo? Grazie tante, appunto per questo. Ma non ti vorrà far male. Ma sarà fuori da fare un momento. Già, ma al buio, con lui. Per un solo momento, ed io ti sarò accanto, e tutti gli altri dietro le porte, in agguato, pronti ad accorrere. Appena si vedrà davanti tua madre, capisci? Per te, la tua parte sarà finita. Il mio timore piuttosto è un altro. È che si farà un buco nell'acqua. Non incominciare adesso. A me il rimedio pare efficacissimo. Anche a me. Già lo sento in me. Ma i pazzi, cari miei, non lo sanno purtroppo. Hanno questa felicità di cui noi non teniamo conto. Ma che felicità adesso, fa il piacere. Non ragionano. Ma che c'entra il ragionamento, scusa? Come? Non ti sembra tutto un ragionamento che egli dovrebbe fare? Vedendo lei e vedendo sua madre. Ma lo abbiamo acquistato noi tutto quanto. No, niente affatto, che ragionamento. Gli presentiamo una doppia immagine della sua stessa finzione. Come ha detto il dottore. Senti, io non capisco perché si laureano in medicina. Chi? Gli alienisti. Oh, bella. E che vuoi che si laurino? Si fanno gli alienisti. Appunto, in legge, cara. Tutte chiacchiere. E chi più sa chiacchierare, più è bravo. Elasticità analogica. La sensazione della distanza del tempo. E intanto, la prima cosa che ti dicono è che non fanno miracoli. Quando ci vorrebbe proprio un miracolo. Ma sanno che più ti dicono che non sono salvatori, che più gli altri credono alla loro serietà. Non fanno miracoli, ma cascono sempre in piedi, che è una vera bellezza. Eccoli, accendono bene qua. Ah, sì? Pare che egli voglia accompagnare. Ritiriamoci allora, ritiriamoci tutto. Voi, restate qua. Devo restare?
io mi domando come potrei essere astuto se voi mi credono caparbio. Ma che caparbio, per carità. Sarei per voi allora veramente astuto. No, no, né caparbio, né astuto. Non, signore, se la caparbietà non è vizio che possa accompagnarsi l'astuzia. Speravo che negandola un po' con l'astuzia me la volete concedere. Vi assicuro che mi è molto necessaria. Ma se voi la volete tenere, tutto per voi. Ma come? Io? Vi sembro astuto? No, monsignore, che dite? Non mi sembrate affatto, con permesso, qua sulla soglia. Una parola, madame la duchessa. Vostra figlia, mia cara, veramente. Ma sì, certo. Che volete? Che la ricompensi con tutto il mio amore, con tutta la mia devozione, dei gravi torti che ho verso di lei, perché non dobbiate credere all'insolutezza di cui mi accusano i miei nemici. No, no, io non ci credo, non ci ho mai creduto. Che cosa? Che io ritorni all'amore di vostra figlia. Non siate amica, non siate amica della Marchesa di Toscana. Eppure vi ripeto che ella non ha pregato, non ha scongiurato meno di noi per ottenere la vostra grazia. Madonna, come dite? Non mi dite l'effetto che mi fate. Voi l'amate ancora? Voi forse sapete, nessuno deve saperlo. Ma forse ella si lo sa, se ha tanto implorato per voi. E amate la vostra figliola, monsignore. Tant'è vero che questa mia moglie è saputo davvero soltanto dopo, tardi, e anche adesso si devo averla, non c'è dubbio che no, ma vi assicuro che non ci penso quasi mai. Sarà un peccato, ma non me la sento, proprio non me la sento nel cuore. È meraviglioso però pensare che non se la senta nel cuore neppure sua madre. Confessate, Madonna, che ben poco mi importa di lei, mi parla dell'altra. Con una lingua dura se non riesco a comprendere. Forse per le vaghe maestà un'opinione contraria che abbiate potuto concepire della Marchesa di Toscana. Dico ben inteso in questo momento. Perché anche tu credi che mi sia stata vista? Sì, in questo momento sì. Ecco, sì, proprio per questo. Ho capito. Ho capito. Vuol dire allora che non credete che io... Nessuno l'ha mai sospettato. Tanto meglio così. Basta, basta. Monsignore, avete veduto? Le condizioni a cui il Papa ha fatto dipendere le revoche della scomunica non hanno nulla, ma proprio nulla a che vedere con le ragioni per cui vi aveva scomunicato. Dite a Papa Gregorio che ci vedremo domani a Bressanone. Quanto a voi, Madonna. Che volete che vi dica? Se avrete la fortuna di incontrare vostra figlia giù nel cortile del castello della vostra amica duchessa, e vedremo se vi sarà possibile tenervela stretta accanto moglie imperatrice. Molte volte sin qui si sono presentate assicurando di essere lei quella che io sì, ogni tanto sapendo d'averne ho pur cercato nel peccato mia moglie, ma non so perché tutte, dicendomi di essere Berta, dicendomi di essere di Susa, si sono messe a ridere. Capite? A letto, senza quest'abito, e anche Dio non si, senza vestiti, l'uomo e la donna è naturale, non si pensa più a ciò che siamo, l'abito resta appeso là. Come un fantasma. E i fantasmi, monsignore, io penso che non siano altro che piccole scompilazioni dello spirito, immagini che non si riesce a contenere nei regni del sonno, si scoprono anche durante la veglia di giorno. Per vedere comparire davanti immagini spavigliate che ridono smontate da cavallo. Ho
paura persino del mio sangue, che pulsa nelle arterie come nel silenzio cupo della notte. Non so i passi in stanze lontane. Basta, basta, vi ho trattenuto anche troppo qui in piedi. Qui ho sempre, Madonna. E vi riverisco, monsignore. Buffoni! Buffoni, buffoni! Unghie da botte di colori, appena la toccavo bianca, gialla, rossa, verde, e quell'altro là perfetto, applicato dietro da piani, si è spaventato di comparirmi davanti. Ho guardato questi imbecilli qua che continuano a darmi a bocca spalancata. Ma non capisci, non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio presentare davanti, buffoni mascherati. E si spaventano solo di questo, oh, che strappino di dosso la maschera buffa e li scopo travestiti come se non li avessi costretti io stesso a mascherarci per questo mio gusto qua di fare il pazzo. Basta, mi diavola, mi sono seccato dall'io l'impudenza di presentarsi qua a me davanti. E col suo canto accanto, e aveva l'aria di prestarsi per compassione, per non far infuriare un poverino, cioè quel mondo, poi nel tempo, fuori la vita! Sì, che altrimenti quello se la sarebbe lasciata fare la sopraffazione. O loro sì, tutti i giorni, sugli altri, vogliono che gli altri siano come loro li vogliono. Ma non dico la sopraffazione la loro, no, che è? Non la vado di dire, non la vado di sentire. Ognuno ha il suo, avete anche voi il vostro, è chiaro? Anche il vostro, quella della mamma, l'altro, viso, è certo, e quelli ne approfittano per farti subire e accettare il loro, di modo che voi vediate e sentiate come loro vi vogliono. Ma che finisco voi con imporre? Parole! Parole che ciascuno intende a modo suo. Ma si nascono qui così le cosiddette opinioni correnti, eh? E guai, guai a chi si trovi un mattino a svegliarsi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Pazzo, che so, per esempio, imbecille! Ma dite un ma si può stare quieti a pensare che c'è uno che si affanna a fissarmi nella mente degli altri come lui mi vuole? A fissarmi nel giudizio degli altri come lui mi ha giudicato? Pazzo, pazzo! Non dico adesso che lo faccio per il scherzo, ma prima! Prima che perdessi la testa cadendo da cavallo! Mi guardate negli occhi! Che rivelazione! Sono o non sono? Ma mica sì! Sono pazzo! Ma allora, per Dio, e inginocchiatemi, vi ordino di inginocchiarvi tutti davanti a me! E battete la terra con la fronte, tre volte, giù tutti davanti ai pazzi, ci deve star così! Oh, via, pecore, alzatevi! Ma avete obbedito, potevate mettervi la camicia di forza. Scherzare uno col peso di una parola, ma che è niente? Una mosca! Tutta la vita è schiacciata così, dal peso delle parole, il peso dei morti. Ma come mai, vedete? Potete credere che quello che guardo sia ancora via. Eppure ecco, parlo e comando a voi figli. Vi voglio così! O mi sembra una burla anche questa, che se vi tieni voglia farla la vita. Sì, qui è una burla, ma provatevi a uscire di qua del mondo mio. Spunta il giorno, un'alba, il tempo sta davanti a voi. Questo giorno che sta sorgendo, dite, lo faremo noi, sì, voi. E salutatevi tutte le tradizioni, salutatevi tutti i costumi. Mettetevi a parlare. Ripetete tutte le parole che si sono sempre dette. Come rivivere? Rimasticate la vita dei morti. Tu non capisci proprio nulla, Come ti chiami? Io. Bertoldo. Ma che Bertoldo, sciocco, qui, a quattro occhi fra noi, come ti chiami? Veramente mi chiamo Fino. Fino? Sì, signore, mi vuoi giuro. Ma se vi ho sentiti chiamare fra voi tante volte, so che tu ti chiami Noro. Sì, signore. Oddio, ma allora? Niente, scherziamo alle spalle di chi ci crede. Tu ti chiami Franco. E tu mi aspetta? Mommo, che bella cosa, eh? Niente, facciamoci qui fra noi una bella, grande, lunga risata. Ma
perfetto. Ma non dicevo mica a te, sai. Conviene a tutti, capisci? Conviene a tutti far credere pazzi certoni. E sai perché? Era la scusa di tenermi chiusi dentro. E sai perché? Perché non si resiste a sentirmi parlare. Che dico io di quei tre là che se ne sono appena andati? Che uno è una mandracca, un altro il giudice libertino e l'altro un impostore. Ma non è vero, nessuno può crederlo. Eppure tutti stanno a guardarmi con gli occhi sbarrati dallo spavento. Ecco, dimmi tu se è vero. Guarda, sono tranquillo, mica si può credere perché dicono i pazzi. Dimmi tu perché se non è vero. Ma perché forse credono che... No, caro, non dico che sia vero, sta tranquillo, niente, è vero. Ma guardami negli occhi. Sì, ecco, ebbene. Lo vedi, tu stesso, lo hai tu stesso ora lo sgomento negli occhi, perché di nuovo ti sto sembrando pazzo, ecco la prova, ecco la prova. Ma che prova? Con questo vostro sgomento, perché di nuovo vi sto sembrando pazzo. Eppure, per Dio, lo sapete, l'avete creduto sino ad ora che non è vero. Ma bisognerebbe qui vedere che cosa fa vero questi 100.000 altri che non sono letti pazzi, che spettacolo danno dei loro accordi, fiori di logica. Io so che a me fanciullo pare a vero l'onore del pozzo. E quante cose mi parevano vere, e credevo quello che mi dicevano gli altri, e l'ho beato perché... Guai se vi metteste a considerare, se non vi mettete attaccati più forte a ciò che vi parlo vero oggi, a ciò che vi parlo vero domani, anche se dovesse parervi l'opposto di ciò che vi parlo vero ieri. Guai se vi attardaste con me a considerare questa cosa orribile che fa veramente impazzire, che se siete accanto a un altro e gli guardate negli occhi, come io guardavo un giorno certi occhi, potete immaginarvi come un mendico davanti alla porta da cui non potrete mai entrare. Chi vi entra non sarete voi col vostro mondo addosso, come lo vedete e sentite, ma un altro è ignoto a voi, come quell'altro nel suo mondo impenetrato. Non vi vede, è tocca. Si è fatto buio qua. Vuole che vada a prendere la lampa? Sì, la lampada, come se non lo sapessi che appena volto le spalle per andare a dormire, voi accendete la luce elettrica anche qui nella sala del trono. Allora vuole che... No, voi non ve la faccecchierete, voi della mia lampada. Sì, ecco, sarà già pronta qua, dietro la porta. Ah, ecco un po' di luce. Attorno al trono. Ma non così, in belli e sciolti atteggiamenti. Ecco tu così. Così? Ecco. E io. Lavato. Si potrebbe chiedere alla luna un bel raggio decorativo. Giova a noi, giova la luna. Io per me ne sento il bisogno. E mi ci trovo spesso a guardarla dalla finestra. Chi può credere a guardarla? Chi non sappia veramente che io non sia proprio Enrico IV che guarda la luna dalla finestra come un povero uomo qualunque. La guardate. Guardate che magnifico spettacolo notturno. L'imperatore tra i suoi fedi consiglieri. Non ci provate più. Capisci? A sapere che non era vero. Vero che cosa? No, ecco, perché lui è entrato nuovo in servizio. Io appunto questa mattina dicevo, è peccato che così vestiti, e poi con tanti bei costumi di là in guardaroba, e con una sala come questa. È peccato, dicevi? Già, che non sapevamo. Di recitarla per Burr, qua questa commedia? Pensavamo che, sì, che fosse sul serio. E come? Non vi pare che sia sul serio? Si dice che... Dico che siete sciocchi.
dovevate saperlo fare per voi stessi l'inganno e non per mostrarlo qua, davanti a me o davanti a chi vi rinvisite di tanto in tanto. Ma per voi stessi, come siete quotidianamente, ogni giorno, naturalmente, per te, capisci? E in questa tua finzione ci potevi mangiare, dormire e anche grattarti la spalla se ti sentivi brunito. Sentendovi vivi, vivi realmente qua alla corte del vostro imperatore. E pensare da qui, da questo nostro tempo remoto, così colorito e sepolcrale, pensare che a una distanza di 8 secoli in giù, gli uomini del 1900 si arrabattano e s'abbaruffano intanto in un'ansia senza tregua per sapere come si determineranno i fatti che realizzano la loro vita. Mentre voi, già nella storia, con me, per quanto tristi i casi, dolorosi fatti, aspre le vicende orribili, noi non cambiamo più, non possono più cambiare, capite, fissati per sempre, che vi ci potete baciare osservando come l'effetto segue obbediente alla causa, con perfetta logica, e come ogni avvenimento si realizzi preciso e coerente in ogni suo particolare. Il piacere della storia che è così grande. Ah, bello, bello. Bello, ma basta. Adesso che sapete qui, non posso più farlo io. E del resto voi, se non avete inteso finora la ragione, e ho la nausea adesso. Per Dio, devo farla pentire di essersi presentata qua davanti. La suocera o mi si è mascherata, è lui da padre a padre. E si è fatto dietro un medico per farmi visitare. Boh, e chissà che non spero di farmi guarire. Buffoni. Voglio avere il piacere di schiaffeggiarne almeno uno, quello. È un famoso spadaccino, mi infilterà. Ma vedremo, vedremo. Chi è? Ah, è Giovanni, Giovanni. Come ogni sera viene a fare il monacello? Ah, sì, sì, facciamoglielo fare. Facciamoglielo fare. Certo, perché? Per fare uno scherzo alle spalle di un povero vecchio che lo fa per amor mio. Deve essere come vero, appunto, come vero. Perché solo così non è più una brutta, la verità. Venite avanti, padre, e dite. Tutti i documenti del mio regno a me favorevoli furono distrutti deliberatamente dai miei nemici e solo ho scampato la distruzione. Questa mia vita scritta dal numero monacello me ne voto. E voi vorreste lì. La lampada accanto. Il decreto di pace emanato a Magonta giurò ai meschini e ai buoni quanto nocque ai ricchi e ai crepiti. Ha portato vizia ai fame e miseria ai
potete fare più nulla! È guarito, Frida! È guarito, vedi! Guarito! Era per ridere, stai tranquilla! No, no, paura! Ma di che? Se non era vero, non è vero! Non è vero! Guarito! Ma che dite? Per quanto a me! Ma sì, ce l'hanno detto loro! Sì, l'ha confidato a loro, tanto tempo fa! Ma com'è possibile? Se fino a poco fa! Ma recitava per ridere alle tue spalle e anche di noi! Che buona fede! È possibile! Anche di sua sorella! Fino alla morte! E avanti di avanti! Avanti che? Non sarà morta! Tua sorella soltanto! Mia sorella! Io dico la tua! Che costringesti a presentarti qua come tua madre! Agnese! Non è morta a me! Perché non sarà da tua madre! Tu sei calato! Ora ti chiesto, di là, perché ne sarai tu, che io non l'abbia pianta a lungo, lungo in segreto, anche vestita così. Ma che dice? Piano, per amor di Dio. E dico, domandando a tutti, se non era Agnese, la madre di Arrigo Quarto, qui Madonna, dovresti saperlo di fare. No! Io no! Ecco, che ritorno in delirio! Caro, caro, signori miei! Ma che delirio, dottore? Riprende a recitare la commedia! Dio! Avete votato quelle due nicchie da lui mi sta davanti nel mio quarto! Ma basta ormai! Con codesta burla! Chi ha detto burla? Accidenti! Non accidenti, per l'amor di Dio! Ma l'hanno detto loro, loro, loro! Voi avete detto burla. No, veramente che era guarito. E dunque, basta, via! Non mi pare che diventi di una follia intollerabile la vista di lui, marchesa, la vostra! Parate così! Ma statevi zitto! Chi pensa più all'abito? Se lui è veramente guarito! Guarito, sì. Sono guarito. Ah, ma non per farla finita così subito come tu credi. Lo sai che da 20 anni nessuno ha più osato comparirmi davanti come te con questo signore. Ma sì, lo so. E difatti anch'io questa mattina ti comparvi davanti vestito. Da monaco già. Sì, e tu mi prendessi per Pietro Damiani. Ma non ho mica visto di stare, sapendo appunto che fossi pazzo. Ti viene da ridere ora vedendo lei vestita così, proprio che sai che sei un uomo. Oppure potresti pensare che il suo aspetto i miei occhi per un attimo. Forse tu un medico. Io? Sì. E l'avete parata voi? Anche lei da marchese di Toscana? Ma lo sapete, dottore? Che avete rischiato per un momento di farmi il vuoto del cervello? Per Dio, per parlare di tratti, farmi malattarmi dai cornici! Due coppie? Va bene, che combinazione per un pazzo! A lui sembra una candelata fuori tempo, e via dunque, anche questo mio abito da mascherato per venirmene con te, vero? Con me? Con no? Dove? Al circo? O in cravatta e marsina bianca o casa tutte e due dalla marchesa? Ma dove vuoi? Vorresti rimanere qua, scusa, a perpetuare quello che fu lo scherzo disgraziato di un giorno di carnevale? È veramente incredibile, incredibile, come tu lo abbia potuto fare. Liberato dalla disgrazia che te ne capitava! Già, ma vedi è che cadendo da cavallo e battendo la testa io fui pazzo per davvero e non so per quanto tempo. Ecco, sì, e durò a lungo. Sì, a lungo, dottore, circa 12 anni. E non veder più nulla, caro, di tutto ciò che avvenne dopo quel lontano giorno di carnevale per voi. Le cose come si mutarono gli amici, come li tradirono, il posto preso da altri, che so, per esempio, ma supponi nel cuore della donna che tu amavi, e chi era morto, chi era scomparso. Tutto questo, sai, non è mica stato una burla per me, come a te ora pare. Ma no, cosa dici? Io dico dopo. Ah, sì, dopo. Un giorno, caso interessantissimo, dottore. Studiatevi bene. Tasse. Chissà come un giorno in questo qua. Che so. Si salò. Riapro gli occhi poco a poco.
e non so infine se sia sonno o meglio. Ma sì, sono sveglio, tocco questa cosa e quella, torno a vedere chiaramente. Oh, ma allora come lui dice, via quest'abito da mascherato, quest'incubo, apriamo le finestre e spegniamo la vita, corriamo fuori. Dove? A far che cosa? A farmi mostrare in giro, da tutti di nascosto, come in un ricco quarto, non più così, ma a braccetto con te, coi cari amici d'un tempo. Ma che dici? Perché? Ma se già mi chiamavano pazzo tutti prima, e tu lo sai, tu, che più di tutti ti accadivi contro chi tentava difendermi. Oh via, per scherzo. E guardami i capelli qua. Ma li ho grigi anche. Sì, ma con questa differenza, che li ho fatti grigi qua io. Dai, l'unico quarto, capisci? E non me ne ero mica accorto, me ne accorsi in un momento solo, riaprendo gli occhi e fu. Spavento, perché capì che non solo i capelli, ma doveva essere diventato tutto grigio così e tutto corto, tutto finito, perché sarei arrivato con una fame da lupo ad un banchetto capelli sparecchiati. E ma gli altri, scusa? Ah, non potevano aspettare che io morissi, neppure quelli che dietro a me punsero a sangue il mio cavallo bardato. Come, come? Sì, per farlo springare e farmi cadere. Ma questo lo so adesso io. Sarà stato per uno scherzo anche questo. Ma chi fu? Chi era dietro la nostra coppia? Non importa saperlo. Tutti quelli che seguitarono a banchettare e che mi avrebbero fatto trovare al mio ritorno i loro magri avanzi di molle pietà o nel piatto insudiciato una qualche risca di rimorso attaccato. E con il loro attore, venite se mi cado, non è veramente nuovo, negli annali della pazzia, preferì restare pazzo, trovando qua tutto disposto per questa pazzia di nuovo genere, viverla con la più lucida coscienza, la mia follia, e vendicarmi così della brutalità di un sasso che mi aveva ammaccato la fronte. La solitudine, questa, così squallida e vuota come mi apparve, riaprendo gli occhi, riestirmela tutto meglio, di tutti i colori e gli splendori, di quel lontano giorno di carnevale in cui voi marchesa eccomi là trionfaste e obbligate tutti l'ardio a seguitarla per il mio spazio ora quell'antica e gloriosa mascherata che era stata per voi non per me la burla di un giorno pare che non fosse più la burla no ma la realtà di una mia follia qua tutti mascherati e la sala del trono e questi miei quattro consiglieri segreti e si intende Dottore! Guardate, dottore! Ricordo un prete. Certamente il mio irlandese. Dormiva al sole un pomeriggio di un giorno di novembre, appoggiato con la mano al sedile di una panchina in un pubblico giardino, annegato in quel radioso tepore che per lui doveva essere quasi estivo. Si può credere che non sapesse più d'essere prete, né dove fosse. Sognerò, e che sognerò? Passò accanto un monello che vi ha strappato con tutti i camuffioni. Lo vedico qua sul corpo, passando. Gli vidi aprire gli occhi e tutta bocca ridergli di quel riso del suo sogno in me.
Sovir che si ricompose rigido nel suo abito di prete e che gli tornò negli occhi quella severità che voi avete visto tornare nei miei. Perché i preti irlandesi, il loro zelo della loro fede cattolica, con lo stesso entusiasmo con cui io i diritti sacrosanti della monarchia d'Italia. Sono guarito, signori, sono guarito perché so perfettamente di fare il pazzo qua e lo faccio qui. Il guaio è per voi che la vivete agitatamente, senza vederla e senza sentirla, la vostra pazienza. Siamo arrivati, guarda, alla conclusione che adesso i veri pazzi siamo noi. Ma se non foste pazzi, tu e noi vi sareste presentati qua a me davanti ora. Io veramente sono venuto credendo che il pazzo fossi tu. A lei? A lei non so. Vedo che è come incantata da quello che tu dici, affascinato da codesta tua cosciente pazzia. Allora, da come siete, marchesa, potreste anche rimanere qua a vivere. Voi siete un insolente. Non ve ne curate, seguita accidentata. Eppure da il dottore gli ha detto di non cimentare. Ma che vuoi chiamare di più? Ciò che avvenne da noi. Da parte che tu avresti delle mie disgrazie, con lei la parte che lui ha ora per voi. La mia vita è questa, la vostra in cui voi siete invecchiati. Io non l'ho vissuta. Vi volevate dire questo? Vi mostrare questo con vostro sacrificio, fatta così, per consiglio del dottore? Oh, fatto benissimo, dottore. Ve l'ho detto, quelli che eravamo. Perché io so benissimo che quello non può essere me, perché il rico guardo sono io, capite? Io vado 20 anni, fisso, in questa eternità di patria. Mi ha vissuto lei, se li ha goduti lei questi 20 anni, per diventare, eccola là, come io, non posso riconoscerla più, perché è questa sempre. Mi sembrate tanti bambini. Io posso spaventare. E ti sei spaventata per davvero, tu bambina, e lo scherzo che ti avevano persuaso a fare, non pensando che per me non poteva essere lo scherzo che loro intendevano, ma questo terribile prodigio, il sogno che si fa vivo in te, ora più che mai, eri la mia immagine e ti hanno fatta persona mia. Sei mia, mia di diritto, mia! Non sarebbe di speranza! Tu non sei morto! Non sei morto! Tu non sei morto! Marino! Lo dicevo! Tu non sei morto!